devo dire. No, ragazzi, c'è una tortura cinese. È arrivato il grande giorno. È arrivato! E sono arrivati gli articoli che ho ordinato insieme a voi. Ciao a tutti, ragazzi e ragazze, trucchini e trucchine. Io oggi ho gli occhiali, ma ragazzi, mi deve passare di tutto questa congiuntivite. Sono in pigiama, però ho un look un po' scenico. L'ho voluto fare perché comunque un minimo dobbiamo dargli un po' di decoro a questi abiti. E l'altro giorno ho ordinato insieme a voi degli abiti che potessero andare bene per la festa di addio al nubilato alla fine su AliExpress, perché su Wish abbiamo visto che il 5 stelle di Wish equivale a un 2 stelle e mezzo di AliExpress, quindi ce ne siamo andati lì, costano di meno e sono più belli. Io vi invito ad andare sullo scorso video perché è stato alla fine troppo divertente. Ho anche comprato delle scarpe, ma sto aspettando che arrivino e non volevo farvi attendere troppo. Sinceramente sto impazzendo dalla voglia di provarli, quindi e poi magari li proveremo in un prossimo video insieme alle scarpe. Anzi, fatemi sapere se questa cosa vi piace e consigliatemi, consigliatemi. Vorrei anche ricreare, acconciature, magari non io, chiamerò una mia amica, make-up da cerimonia, perché a prescindere ora cominciano le cerimonie e potrebbe servirvi. Oggi non ho fatto il make-up da sposa, ma comunque, ora mi scendono, sembra un po' Luigi XIV, ma ci sono. Allora, voglio cominciare da quello più semplice, che dovrebbe essere questo. Se vi ricordate, ne avevo preso uno corto. Qua c'è da 3 ore una bottiglietta, scusate. Size S. E dopo Pasqua mi entrerà mai la S. Tanto vediamo la qualità. Questo è costato all'incirca poche decine di euro, forse 11 o 12 euro. Ed è un vestito che ho detto, mal che vada, si può mettere per andare a mare. Vediamo. Questo per la festa del Dio Nubilà. Devo dire, forse un po' trasparentino, forse leggermente trasparentino, ma con l'intimo bianco non sembra male. Come si chiude dietro? C'è solo un bottone dietro. Chiude così. Quindi è tutta la schiena scoperta. Ah, c'è anche una zip qua. Quindi dovrebbe entrare. Non mi sembra molto lungo, ma nemmeno molto corto. Vi devo dire che come fattura è meglio dell'attuale H&M, che fa veramente schifo. Quindi io direi di provarlo. Metto un tacco qualsiasi. ragazzi, c'ho il velo, no? Aspetta. Ho dimenticato dove sta. Eccolo qua. Vi prego, ho preso il velo con le perle, pure questo ho pagato pochissimo. Madonna, ma che puzza di vernice che fa? Mamma mia la puzza, però. Ma c'è il pettinino! No, vabbè. Vado a recuperare l'intimo giusto e lo indosso insieme a voi. Allora, non sembra per niente male, anche di lunghezza. Mi sembrava più corto, ma io mi ritengo troppo alta per i miei gusti. Quindi adesso lo indossiamo. Considerate che devo comunque perdere qualche chilo, ve l'ho detto, ma questi giorni non è stato per niente semplice. Vediamo se. Com'è? Sembra per niente male da stirare, ma è perfetto! Vediamo il dietro, ditemi nel frattempo come vi sembra. Non è per niente. Questo è l'abito. Sto riprendendo col cellulare, ovviamente. Come scarpe ho selezionato queste qua con le... Ma io che capelli! Queste con le perle che ci stanno in questo momento i calzini, quindi mettiamole, perché poi bisogna mettere il velo. Fatemi sapere se voi avete esperienze di questo tipo. Comunque, questo si può usare per andare in giro in zone di mare. Datemi un voto, ma aspettate, aspettate, perché... Ah, ma guardate che carino! È fatto... Peccato la puzza, ragazzi, sembra di stare al reparto vernici di Leroy Merlin. Così, guardate che bello.
qua uno specchio, scusate che mi guardo. Scusate che mi guardo. No, vabbè. No! Non ci credo. Cioè, vi prego, guardate che bello questo velo. Pesa? Pesa? È da un metro, quindi vi faccio capire quanto sono alta. E questo è l'abito. Che ne pensate? Gita a mare così? Con il velo? Come sto? Voto da 1 a 10. Ovviamente non avrò gli occhiali, a mare probabilmente neanche i capelli così. Ma un po' più magra, specialmente ragazzi, la parte del ginocchio la soffro tantissimo. Che ne pensate? Il mio primo video col velo. Comunque sì, bisogna fermarlo in qualche modo, perché sto coso scivola. Mi pare che si facciano delle codine e poi questo pettinino si blocchi sulle codine, perché me l'ero trovato praticamente dietro la nuca. Comunque è molto molto carino. Guardatelo bene, è fatto veramente bene. Cioè meglio di tanti che ho visto anche nei negozi, quando ho accompagnato qualche mia amica o mia nuora a fare il... la prova. Ma adesso andiamo a quello super wow, che è quello più costoso ed è quello che è pantalone, che ho detto potrebbe essere perfetto per una cosa un po' più alternativa. Allora, il tessuto non mi sembra male. Questo è proprio un abito da sposa, cioè abito da sposa pantalone, mentre questo che ho un vestitino, questo... Guardate il collo tutto di perle, guardate che bello. E poi c'ha tutto il merletto, qua pure ci sta una zip e poi aveva le zampe, le gambe a zampa, se non sbaglio, sì, basta. Non lo ricordavo più complicato, sono io che sono molto semplice, però davanti è tutto aperto, quindi anche questo reggiseno che ho io che è a fascia, mi sa che non va bene. Però io ho il Babs Tape, è quello che vi ho fatto vedere l'anno scorso, che tira su il seno, che è il reggiseno invisibile e che lo vendono color carne. Ce l'ho ancora un po' dell'anno scorso, quindi volendo potrei applicare anche questo. Vediamo com'è la lunghezza e me lo provo insieme a voi, vediamo che cosa vi pare. Sono emozionatissima. Faccio rivedere meglio, secondo me è lungo, non sono così alta, quindi comunque sì, mi sa di sì. Forse ce la faccio pelo pelo, ma... con un tacco più alto. Infatti la gamba è trasparente. Sistemiamo un po'. Ok. E adesso però bella come tuta. Devo riuscire ad abbottonare. Cosa non facile. Sti bottoni io li odio. Una delle sette piaghe d'Egitto, non solo non vedete, ma sono minuscoli ed è tutto verde, non bello. Ora capisco a cosa servono le damigelle, a chiudere i bottoni. Perché li fanno così? Per fare incazzare una persona quel giorno? No raga, c'è una tortura cinese. Ce l'ho. Non ce l'ho. Raga, è complicatissimo. Lo odio. No, l'ho chiuso. Lasciamo perdere che ho sbagliato. Però l'ho chiuso. Pazienza, qua ho fatto tipo un intreccio strano. Guardate che bello. Cioè, guardate che figo. Mi piace. Anche la lunghezza con questo tacco che è basso. Vedete? Ci siamo. Raga, l'ho pagato pochissimo. Mi tolgo un po' di panzetta e ci siamo. E ci siamo! Il velo, l'ambulanza. L'ambulanza. Passato il disagio di routine, applichiamo sto velo. Io sono tagliata però. No, fatemi sapere cosa ne pensate assolutamente. Assolutamente. Date un voto a questo look. Io, scusatemi, ma ve lo voglio fare guardare un altro po'. Questo velo mi piace tantissimo e anche per uscire con le amiche penso che sia fantastico, però se io arrivassi ad avere questo livello di panza non sarebbe. Che cosa ne pensate? Ovviamente ci vuole il Babs Tape anche per dietro, perché dovrebbe stare tutta la schiena scoperta, poi vabbè l'ho messo male, però mi piace tantissimo.
Vi faccio un paio di immagini di copertina e andiamo alle conclusioni. Ed ecco qua. Avete visto gli abiti? A me questo piace davvero tantissimo. E soprattutto mi ha colpito questo velo che ho pagato tipo 6 euro. E vi dico subito quanto ho pagato il tutto, perché è assurdo. Abbiamo questo abito, l'ho pagato 33,16 euro ed è stupendo. Quello piccolino, quello corto, 17,64 euro, e il velo è costato meno di 7 euro. Quindi io davvero adesso caricherò delle recensioni pure io, perché se lo meritano e sono stati veramente bravissimi. Mi scatto pure qualche foto. Hanno rispettato la qualità, le foto, cioè io sono sconvolta. E quindi io direi che a questo punto si potrebbe provare con un abito un po' più da cerimonia. Questi io l'ho presi solo per l'addio al nubilato. Che ne dite? Proviamo l'abito e vediamo. Io vorrei anche fare un look completo, quindi magari se volete cerchiamo un altro abito proprio con la gonna molto pomposa e lo proviamo insieme. E ovviamente vi aspetto per il video sulle scarpe, perché le proveremo insieme a questi vestiti, se magari nel frattempo arriverà l'altro, ora vediamo. Io spero che questo video vi abbia fatto piacere, io sono davvero emozionatissima, mi sono sentita come sarò un po' tra quel giorno, mi ha fatto veramente impressione. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un bacio grande e ci vediamo alla prossima. Ciao!